una casa di accoglienza per le famiglie dei bambini affetti da patologie oncoematologiche inaugurata in una struttura confiscata alla camorra. A tagliare il nastro della casa di Alice, questo è il nome del centro di accoglienza, che si trova in via Candia, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, la showgirl Lorella Cuccarini. È una grande giornata di festa che noi siamo qui per condividere con tutti quelli che ci hanno creduto, che ci credono da tanti anni, la comunità dei donatori, ma anche io per esempio penso a tutti i miei colleghi in Rai, alla Rai stessa che ci dà la disponibilità ogni anno per portare alla conoscenza del pubblico i progetti di 30 ore per la vita. È una giornata proprio bella, bella. È un po' la realizzazione, no, di tanti sogni che cerchiamo di coltivare negli anni, il momento in cui riusciamo a rendere concreta la solidarietà, insomma, gli diamo anche più peso, più valore, non è una parola sterile e vuota, no? Come alle volte viene utilizzata. Presente anche il sindaco Luigi De Magistris. Fortemente voluto dal comune che con un bando pubblico ha affidato con la casa di Alice all'associazione Carmine Gallo, ai genitori di bambini che soffrono di malattie oncologiche, quindi un segnale di grande concretezza e di grande solidarietà. Il progetto è nato grazie all'impegno dell'associazione Onlus Carmine Gallo, che opera nell'ospedale pediatrico Pausilipon. Ulteriori dettagli li ha forniti il presidente dell'associazione, Vincenzo Gallo. A me piace sempre rimanere papà di Carmine, perché quello è lo spirito, quella è la forza, quella è l'energia. Come dicevo prima, diciamo, la casa di Alice, oltre a essere uno dei tanti progetti, non dimentichiamo i progetti scientifici, i progetti medici, la formazione del personale, tutti quelli che si fanno in ospedale che in primis servono a curare e a guarire i nostri ragazzi.